C'è chi è arrivato da Cattolica con il treno, mentre chi è arrivato da Sasso Corvaro, Macerata Feltre, Urbino ha preso il pullman, determinati nell'unire il proprio dissenso attraverso il lungo corteo pesarese partito dal campus scolastico, dove un centinaio di studenti con idee chiare sono arrivati in Piazza del Popolo per svegliare, come dicono, la classe politica sull'emergenza climatica. Secondo me lo sciopero è una cosa, una buona ragione fare sciopero, però bisogna che alla fine non fanno come l'altra volta, che lasciano più inquinato di prima, perché sennò non è una buona causa. Dobbiamo sostenere tutti quanti il pianeta, perché adesso abbiamo un'opzione, più avanti non l'abbiamo. È ora di cambiare, ragazzi. Salviamolo! Salviamo il pianeta, è nostro! Io penso che queste manifestazioni danno la possibilità a noi ragazzi di far capire che comunque anche quella piccola parte che ignora, di far vedere che il problema c'è. Più avanti, tra 10 anni, noi che futuro avremo? Se non manifestiamo, se non chiediamo i nostri diritti, se non facciamo così, se non facciamo casino, come si va avanti? Ci stiamo mandando in rovina il nostro paese, il nostro pianeta. Come finiremo? È il momento della svolta, le istituzioni ci stanno ascoltando. Questa è una manifestazione molto importante perché ormai abbiamo finito il tempo e non ci sono tante altre alternative. Insieme alla folla dei manifestanti ha sfilato a fianco a loro nel corteo anche il vice sindaco Vimini, che ha espresso il proprio consenso alla protesta. Ogni metro dal campus fino a qua, a ogni adulto, ogni persona che si incontrava lungo la strada si chiedeva di unirsi al corteo perché non fosse solamente una manifestazione che riguardasse gli studenti, che sono stati i primi da marzo a sensibilizzarsi su questo tema, ma che riguardasse tutti, istituzioni ovviamente, ma anche i concittadini. Togliete quella delle trate, noi diciamo che il cambiamento lo